È bellissimo. Vedrai che una mi cadrà sulla mano, ne sono sicuro. Non è male, è veramente buono. Tocca a me fare il prossimo meraviglioso obento. Questo è quello per me. Bene, andiamo in questo bel parchetto. Eccoci. Itadakimasu. Per augurarci buona Pasqua e festeggiare i quasi 10.000 iscritti, Sebastiano Serafini si godrà un picnic sotto i fiori di ciliegio, per farci rosicare tantissimo. Qua c'è il mio amico che sta facendo degli altri onigiri perché oggi si va a fare un altro hanami, quindi si va a goderci i fiori di ciliegio mentre ci facciamo un buon picnic. E stiamo facendo praticamente queste palle di riso al gusto di kimchi. Guardate quante ne abbiamo. Onigiri niente, al gusto di sale. E questi invece sono con kimchi. Guardate qua come abbiamo tutto pronto. Questi sono tutti i dolcetti che io ho riciclati in realtà dall'omiyage di Kumiko. Questi qua sono i tre colori che rappresentano le quattro stagioni. C'è questo qua rosa che rappresenta la primavera, infatti ci sono i fiori di Sakura. Poi c'è questo bianco che è un po' la neve, quindi l'inverno. E poi c'è questo verde che invece rappresenta l'estate. E che bello, guardate che carino. E poi c'è anche questo. Oggi proprio siamo super preparati, non vedo l'ora di andare a Hanami e mangiare tutto questo ben di Dio. E guardate come è venuto bene l'ovento di oggi. Che meraviglia, guardate come sono stato bravo. Bravissimo, vero? Devo dire che per gli onigiri ho fatto un po' di cheating perché in realtà li ho comprati e li ho messi dentro, però sai, facciamo sempre bella figura. No, perché io ero provato con Kumiko a farlo, ma è venuto male. Quindi ho detto: no, quest'oggi andiamo sul sicuro. Poi, comunque, abbiamo anche gli onigiri al kimchi fatti da noi. Però, sai, giusto per fare bella figura. Comunque, non vedo l'ora di andare a Hanami. Poi vi racconterò un po' di cose sugli hanami. Hanami kimashou. Comunque hanami vuol dire hana, che vorrebbe dire fiore, e mi, che è dal verbo miru, che vuol dire guardare, quindi guardare i fiori, quindi vorrebbe dire praticamente apprezzare i fiori. Di solito quando si fa questo hanami, spesso si fa il picnic con i fiori che ti cadono sempre nel cibo. Ma tra l'altro non so perché questi fiori, secondo me, sono i fiori di hanami di Sakura, sono un po' razzisti, perché cadono solo su di me. Se io ho un obento, cadono sicuramente su di me, sui giapponesi non li sfiorano neanche, ma comunque dettagli. Vabbè, quindi abbiamo questo sake all'orange, che questa è tutta la spiegazione che mi ha dato il mio amico. Poi abbiamo l'uronhai, un altro uronhai, e poi abbiamo il kori, che così si tiene bello fresco. Ricordatevi che sake in giapponese vuol dire tutto l'alcol, quindi anche la birra e il vino, mentre se volete dire sake come lo intendiamo da noi, ossia il sake giapponese, dovete dire nihonshu, così vi spiego un po' di giapponese. Ma comunque tutto questo l'avrete sentito nel video delle curiosità di venerdì scorso, se non ve lo siete visti andatevelo a vedere qui. Quindi andiamo a festeggiare la Pasqua facendo hanami picnic. Ah, li vedete? Guardate quanti sono, tutti che volano, guardate che bello. E perché adesso sono un po' questi più fioriti, ma tutta la città è tutta praticamente ricoperta di fiori. La tradizione degli hanami è forse una delle tradizioni che preferisco del Giappone. Guardate, è sempre difficile, spesso mi chiedono: ma quando è che cadono i fiori di Sakura? Ma in realtà non è che c'è veramente una settimana in cui cadono, cioè cadono un po' quando katsu gli pare, ed esagerano tipo una settimana e cadono un po' così. E soprattutto, cioè, parti diverse del Giappone fioriscono in momenti diversi. Solitamente a Kyoto finiscono dopo che a Tokyo, però quest'anno stranamente sono fioriti prima a Kyoto. Praticamente questa casa si becca tutti i petali dentro in casa. Abbiamo finalmente trovato un posto dove fare hanami, cioè praticamente una pioggia di fiori di Sakura. In realtà ci sono tanti posti dove si può andare a fare hanami, ma io preferisco i posti qua così, dove vedete praticamente non c'è nessuno e è più carino, tipo come in una scuola così. Cioè, vi rendete conto? Guardate quanti sono. Riuscirà a cadermene uno sulla mano? No, ovviamente no. No, poi se arriva lo evito. Vedrai che uno mi cadrà sulla mano, ne sono sicuro. Mi è caduto proprio sulla mia mano, guardate che bello. Sapete cosa rappresentano gli hanabira, ossia i petali di questi fiori di Sakura? Praticamente sarebbero le anime delle persone decedute, in teoria. È una cosa bella comunque. Ed ecco qui il nostro picnic col mio uronhai che adoro. In ogni caso volevo prendere occasione per dirvi buona Pasqua a tutti, che oggi è domenica, è il giorno di Pasqua, giusto? E grazie mille per seguire i miei video, mi fa sempre tanto piacere. Siamo arrivati al traguardo dei quasi 10.000, purtroppo non sono 10.000, ma ci stiamo arrivando presto e volevo ringraziarvi veramente per tutto il sostegno che mi date, per tutte le persone che stanno lavorando al canale, a Lilletta che fa un sacco di video, un sacco di narrazione per i miei video, Iari ovviamente che edita questi video, a Michela che spesso li traduce, e anche a Sasori che spesso collaboriamo a video eccetera, e a Yuriko, a tutte le persone che comunque stanno collaborando a questo canale, mi fa davvero piacere.
piacere, grazie mille che questo canale cresce e volevo augurarvi a tutti buona Pasqua, grazie soprattutto a voi che guardate questi video e mi seguite, perché se non ci foste voi questo canale non esisterebbe. Io lo faccio comunque per condividere la bellezza della cultura giapponese e tutte le cose che so in tutti questi anni che ho vissuto qua, quindi mi gusterò questo lunch e ci vediamo domani con un altro video, grazie sempre per essere con me. Novità, andrò a breve in Corea, andrò in Corea dal 9 all'11, quindi non perdetevi le avventure di Sebastiano in Corea. Lo sapevo che mi cadeva dentro l'obento, lo sapevo. Ce ne sono troppi, vabbè. Mi gusterò questo qua con anche un sakura. Non è venuto bene questo nigiri? Oh mio Dio! Wow! È bellissimo! Guardate che meraviglia! Mio Dio, la pioggia di sakura! Vabbè, ma dai, anche i fiori di sakura sono talmente belli che saranno anche buoni. Ditemi se vi sembra un pulcino questo. Questa dovrebbe essere la faccia e questo il corpo. Assaggiamolo. Itadakimasu. Non è male, è veramente buono. Oh, un daifuku. Itadakimasu. Buonissimo anche questo. Gnam. Mamma mia. Questo è veramente, veramente, veramente buono. Questo mi preme perché c'è scritto chiffon cake. Sembra un film horror dalla font che hanno usato. Comunque ha il gusto matcha, ma direi che basta così per oggi. Assaggiamo invece i Sanshoku Dango. Mmm. È veramente buono. Vabbè, comunque per i giapponesi praticamente la parola hakanai in giapponese rappresentano i fiori di ciliegio che cadono, perché sono quelle cose bellissime che ogni tanto ti capitano nella vita però durano un secondo, però il ricordo di quelle cose vi rimarrà per sempre. E si dice hakanai, non è nostalgico, non è felice, non c'è una vera traduzione, ma è proprio questo. Il mio amico giapponese dice che la maggior parte degli stranieri, soprattutto se non siete dentro la cultura giapponese, comunque è veramente difficile capire il concetto di hakanai, perché mi ha detto che se un americano vedrebbe così una festa di colori lì quando ha lanciato i fiori di sakura, quei petali, direbbe wow che bello, invece per i giapponesi è stato bello. È difficile da spiegare, magari ci farò un video, però prendetelo così come ve l'ho detto. I fiori di sakura che cadono sono una cosa bellissima che dura pochissimo tempo, durano meno di 2 settimane l'anno, quindi sono quelle cose meravigliose che però durano poco, che però non per questo valgono di meno di una cosa che è bella e dura tanto. Cioè è difficile da spiegare, però spero che se continuate a vedere questi video entrerete sempre di più nella cultura giapponese che cerco di trasmettervi, anche con l'aiuto di Yari che edita i video, di Lilletta. Io spero che riuscirò a trasmettervi queste cose. Grazie ancora per i 10.000 o quasi iscritti, se non siamo ancora 10.000 vediamo di arrivarci nei prossimi giorni. Un abbraccio e ancora buona Pasqua a tutti, grazie veramente di cuore a tutti, non sapete quanto significa per me. Ciao dal Giappone, da Sebastiano Serafini in Giappone, bye bye. Tocca a me fare il prossimo meraviglioso obento, questo è quello per me. Mettiamo il riso come prima cosa, abbiamo messo un po' di riso. Ecco qui che prendiamo la nori, la mettiamo sopra così. E adesso mettiamo un po' di tamago. Bento di Seba. Voilà. Ho molte giorni chire. Ma guardate com'è alla moda il mio. Cioè, è figo. Scriveteci nei commenti quale di questi due bento vi piacciono di più. Noi andiamo a mangiare hanami. Bye bye. Bye bye. Bene, andiamo in questo bel parchetto e andiamo a gustarci lo bento che ci siamo fatti. Ok. Guardate come sono belli. Anche di notte sono meravigliosi. Guardate che belli i fiori di Hako. Conoscete Injane? Adesso andiamo a gustarci lo bento qui. Abbiamo preso anche un po' di alcol. A me piace di più fare hanami, devo dire la verità, di notte in posti un po' dispersi, tipo qua. Eccoci. Ah! Kanpai! Cin cin! Nani? Kawaii ku dekita jan. Eccomi qua. Hai dozo. Takosan. Itadakimasu. Itadakimasu. Oishii? Oishii. Mangio anch'io. Itadakimasu. Comunque se siete in Giappone e avete la fortuna di godervi questi meravigliosi fiori di hanami. Noi ci gustiamo i nostri meravigliosi obento e vi auguriamo una buona Pasqua. Buona Pasqua, ti ultimi te. Buona Pasqua. Che bello il Giappone. Bye bye, da Seba e Kumiko. Bye.
私は一人抑えきれぬ胸に立ち尽くしてた